è terminata da pochi minuti la grande manifestazione qui a Livorno organizzata dalla Promotion Internazionale Rosanna Conti Carini. È stato veramente un successo senza precedenti. Grande riunione, grande match, ma in modo particolare un esito veramente che tutti attendevamo, perché sapevamo le difficoltà dell'imbattuto Picardi, però Rosanna è andata tutto nel migliore dei modi. Certo, è andata nel migliore dei modi, sì, Picardi era imbattuto, un buon pugile, certamente lo sappiamo perfettamente, ma comunque sia sapevamo noi anche il valore di Lenti. Lenti ha fatto delle esperienze anche fuori, pertanto voglio dire era talmente preparato, poi lo sappiamo perfettamente, lui è venuto a prepararsi nel Grosseto, nella pugilistica grossetana, ha avuto degli spari molto importanti, che tra l'altro c'è Giuseppe Carafa che è qua. Giuseppe Carafa poi che poi tra l'altro sì, poi c'è, ha fatto con Cristian Gasparri, che sappiamo anche lui è un talento. E con il nostro Simone Giorgetti, che purtroppo stasera, dobbiamo dire, è stato penalizzato da una giuria che secondo me non doveva fare neanche professionisti, perché fa solamente dilettanti. Però pazienza, il match è stato pari, non è quello il problema, ci mancherebbe altro, l'importante che possiamo andare avanti e non ci sono problemi nel modo più assoluto. Rifarà un altro match molto veloce, ora a Ugento, e pertanto voglio dire per stasera, per questa manifestazione veramente è stata una cosa incredibile, perché abbiamo visto dei match meravigliosi, no? Abbiamo visto il nostro Ciupito Corundeyan. Volevo far parlare appunto dei match, sì, alla manager, senz'altro, benissimo. E tutto questo Umberto, è tutto dedicato a Umberto, che comunque sia senza dubbio è sempre con noi, è lui che ci guarda, anche se stasera ci guardava con la foto, ma è sempre qua, è sempre grazie con noi. Grazie Monia Carini, allora la manager di tutti i pugili della promoter grossetana Rosanna Conti Carini. Lo puoi tenere anche così, no? Scusate, grossa riunione partita in sordina con i dilettanti, ma l'apoteosi di questo match fantastico di Byron Man Lenti ha ripagato di tutti i sacrifici fatti. Una grande emozione, Franco, ti devo dire stasera che dopo un po' di tempo mi sono rivenute le lacrime agli occhi. Te stai benissimo, siamo molto affezionati a tutti i nostri atleti, forse a volte troppo pugili. Troppo, sono veramente d'accordo, troppo. Però veramente Byron è un ragazzo, è simpatico, con noi ha passato diversi giorni in allenamento a Grosseto, alla pugilistica grossetana, e di conseguenza vederlo vittorioso, ha dato veramente tutto, nessuno credo debba dire proprio niente. Infatti proprio in questo momento sto ricevendo diverse chiamate sia WhatsApp che Messenger per i complimenti di questo ragazzo, che si è rivelato veramente quello che è, un gran campione. Abbiamo iniziato con l'ultimo match del pomeriggio, chiaramente il match è titolato con la grande vittoria. Da metà match in poi veramente Byron ha avuto il sopravvento, ma io direi abbiamo visto anche un grande Ciupito, un ragazzo che sa il fatto suo, ci aveva davanti un avversario veramente molto temibile. Di Ciupito non avevamo dubbi che avesse fatto questo tipo di incontro, perché era venuto da una sconfitta per il trofeo delle cinture, che tra virgolette non era sconfitta, quindi eravamo convinti della potenzialità di questo ragazzo. Stasera l'ha dimostrato. E questo match poteva valere anche un titolo, perché veramente sei ripresa alla grande, combattute e hanno dato tutto, merito anche all'avversario. Allora per concludere, Moni, il prossimo impegno dell'organizzazione Rosanna Conti Carini, tua madre si è appena allontanata, per la Tinza invece dovrebbe essere il 21 maggio, se non vado errato, a Ugento? Il 21 di maggio a Ugento, dove faremo il campionato IBO di Giuseppe Carafa, che stasera tra l'altro era qui a fare il commento tecnico per il canale di FP e Gazzetta.it.
E, scusa Franco, perdonami, ma mi hai chiesto di tutti tranne di Simone Giorgetti, perché sì, l'hai già fatto. Perché ne hai parlato te del match di Giorgetti, della giuria, forse mamma. Ah, ecco, ne ha parlato, non ero comunque presente, quindi vabbè, allora, se ha detto tutto lei, meglio così. Perché è un pari comunque che pari che lascia molto a desiderare. Molto a desiderare, molti rammarico anche perché per quello che si è visto sul ring, poi sai. Sai, Simone è un grosso talento, di quello che si voglia dire, se stasera per alcuni intendo dire i giudici, forse un giudice, un che ha visto un altro incontro, non lo so, non l'ha voluto vedere vincitore. Però Simone Giorgetti, secondo il mio punto di vista e secondo anche molti esperti, perché ti ripeto, oggigiorno con i social e con i WhatsApp siamo in collegamento mondiale in tempo di un secondo. Proprio è venuto da sorridere a tutti questo pareggio. Però Simone sicuramente stasera non aveva pareggiato e soltanto, tra virgolette, ci tengo a dire anche con uno spirito un po' polemico, di invidiosi lo volevano vedere così, ma non assolutamente. Simone combatterà presto e poi dopodiché farà anche un grosso evento nella sua città. A Grosseto nel mese di giugno. Nel mese di giugno, certo che sì, perché Simone è un ragazzo che, ritengo a dire, avrà molte prospettive. E non è la mia considerazione di stasera una polemica, forse anche sì, prendetela come volete. Però Simone sicuramente stasera ha vinto sul ring di Livorno. Grazie. Grazie Monia, ed ora aspettiamo il campione del Mediterraneo IBF, già campione italiano, Giuseppe Carapa, per sentire un po' cosa pensa di questo match, di questa riunione, e poi parliamo anche un attimino sul suo prossimo titolo, appunto il 21 maggio, nella sua Ugento, in provincia di Lecce. Grazie Monia. Grazie.